Welcome to Friendly Neighborhood 1.0. It lets New Yorkers directly request your help and report crimes in progress. Nice UI. Thanks. Oh, look, someone just made a request. Request came from a guy named Aaron Davis. Wait, what? That's my uncle. Does he know you're Spider-Man? No. Gotta be a coincidence. I'm headed to the subway stop. Bentornati ragazzi, sono Saladav52 e oggi continueremo la nostra avventura su Marvel Spider-Man Miles Morales. E vi dico dopo cosa abbiamo fatto nello scorso episodio. What is going on? Hey there. You needed some help? I'm Spider-Man, by the way. Yeah, I know. Aaron Davis. I think somebody's messing with the sensors. I'm getting bad data from the main relay up top of Grand Central. On my way. Wait. Wait. Yeah? Where's the other Spider-Man? Oh, he's on vacation. But don't worry, I got this. E quindi io vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto la cena della vigilia di Natale, tecnicamente quindi in questo momento è il 25. Hey, forgot to mention. There was a break-in last night right next door at Roxanne Plaza. Group called the Underground. Caught him hanging around my stop this morning. The Underground? You know anything else about them? They think of themselves as a young mafia. Been around a while. Now they've got a new boss. Tinkerer. Tinkerer? Thanks for the tip. So, you call Spider-Man often? Like, for help? Didn't really have a way to get in touch to this app thing. But I saw you on the news last night taking down Rhino. Figured you were the right person to call. Cool. Have you, been working at the subway long? Nah, took the job last year after my brother. Well, anyway, I was trying to make some changes. Decided this job was a good place to start. The train's going down on my watch doesn't exactly paint me in a good light. Well, when we fix them, you can tell your boss you showed initiative by using the Friendly Neighborhood Spider-Man app. I'll do that. Good luck with the sensors. Abbiamo iniziato questo episodio benissimo, venendo interrotti già due volte, ma ok, non fa niente, perché tanto alla fine in realtà sono riuscito a dire tutto quello che dovevo dire, perché sì, nello scorso episodio abbiamo solo fatto quello, solo mangiato e basta. Però effettivamente è vero, forse facendo così ci mettiamo più tempo per finire la serie, nonostante questo sia un gioco sicuramente più corto del primo Spider-Man e di Spider-Man 2, non che sia un problema. Perché va bene anche così, non dobbiamo andare di fretta solo perché il gioco è corto, non ha senso. Però preferisco fare episodi più corti rispetto ad episodi molto più lunghi. Sicuramente è una filosofia molto diversa da quella di quando ho fatto Spider-Man 2. Infatti, no, non l'ho ancora fatto Spider-Man 2, quando ho fatto il primo gioco, quindi Marvel Spider-Man. Ok, mi confonderò sempre? Penso di sì. Comunque, quando abbiamo fatto il primo gioco, come detto già, in realtà era la seconda serie del canale e quindi in quel momento la filosofia era diversa. Ora non mi ricordo quanto durano in generale gli episodi, però penso abbastanza, sicuramente qualche episodio più di mezz'ora c'è. Anzi, sicuramente mi ricordo che l'episodio finale dura 55 minuti, ma in realtà perché è quasi mezz'ora di titoli di coda. E la mia filosofia è sempre quella di far vedere tutti i titoli di coda. Crazy tech. Hate to do this, but sensors are back online. What did you do? Took care of the guy messing with it. And it looks like they left some of their toys behind. Hey, I'm gonna have to call you back. Whoa. Bet I could use this to make those hollow drones Pete designed. Ah, che figata! Utilizziamo sta roba per farci dei gadget, ok? X è questo? No. Dove sta? Penso che si... questi qua a sinistra, per forza. Ok, sì. Quindi... Ah vabbè sì, i gettoni quindi servono a più cose in realtà, non solo a potenziare le abilità, ma anche a sbloccare altri gadget oppure magari altri costumi. Forse non i punti abilità, magari i punti abilità no, forse dei punti, degli altri punti.
Ok, vabbè, questa in realtà è ancora un'altra cosa secondaria e prendere, immagino, tutte queste scatole per il platino, questo è sicuro, che mi metterò a fare, tra l'altro, anche se forse sarebbe meglio prima platinare il primo gioco e poi questo, e poi di conseguenza platinare Spider-Man 2. Vabbè, comunque, nel frattempo questa schermata ve la lascio adesso così vedete pure quello che ho potenziato l'altra volta, una cosa, perché avevamo solamente un punto abilità. Nel frattempo che abbiamo giocato ne abbiamo fatti diversi, a destra sta scritto quello che fa questa abilità e quindi in base a quello che leggo e a quello che mi sembra un poco più interessante, potenzio quella cosa. E infatti questo è sicuramente più interessante dell'altro. E ok, quindi ci sono molte più mosse da sbloccare. Allora, se posso, ne prendo pure un'altra. Perché questo potere Venom mi piace tantissimo. E quindi in Spider-Man 2, secondo me, potrebbero mettere un sacco di cose molto più interessanti con Miles. Perché lo so già che si potrà giocare con tutti e due i Spider-Man. Quindi, ok. Sono d'accordissimo anche io. Ah, e quindi. Quindi, ok. Quindi, gadget sono 4 in totale? Perché vedo 4 slot. Quindi, questi sono. E devo premere R1. Ma quindi. Ah, ok. Praticamente sono i cosi olografici che non avete visto sicuramente nel primo episodio della seconda parte del regalo di Peter per Miles. Che ci hanno aiutato a imparare il combattimento del gioco. Sono uguali praticamente. E quindi ci aiutano invece in questo caso a sconfiggere questi tizi che tra l'altro vengono pure distratti giustamente, quindi c'ho meno gente addosso in realtà. Quindi è utile per più cose, perché piuttosto che fare danno, perché secondo me non è che ne fanno chissà quanto, però comunque distraggono, quindi va benissimo. Detto questo, però, dobbiamo pensare un po' all'underground. E ormai abbiamo capito che il nome è questo, quindi non posso speculare più sul nome, quindi effettivamente si chiamano sottoterra. In realtà è simpatico, non lo so, se lo penso in italiano mi fa ridere, se lo penso in inglese dico, vabbè, si chiamano underground, che fa? Ok, non lo so perché, però in italiano se suona strano, però effettivamente è sottoterra. Comunque, detto questo, quindi dobbiamo capire che cosa stanno facendo. Perché disturbare il segnale dei treni? Qualunque sia la loro causa, cosa porta in più a loro se disturbano il segnale dei treni oppure no? Hey, Mr. Davis, come stanno le cose ora? Ho un segnale, ma non ci sono treni sulle tracce. Qualcosa deve essere andato nel yard. Era l'underground che messava con i tuoi sensori. Sto pensando. Does Roxxon ever use the subway to ship new form? Roxxon? The subway system was designed to carry people, not freight. But this line got some updates when Roxxon Plaza went in. So they could be using it under the table. I'll follow up on it. So, you mentioned your brother. You got other family? Haven't seen them in a while. I had to make some changes, like taking his job. I miss him, especially my nephew. We used to mix beats together. Well, maybe now you can see him again. Zen, your family. Hope so, kid. Yeah. I should go. Fight underground. Bye. È tutto così assurdo. Cioè, io non voglio riuscire a prevedere tutte le cose, però. Quello che si stanno dicendo in questo momento, Spider-Man, è vero che Miles ovviamente sa che è suo zio, però tecnicamente suo zio non lo sa che è Miles. E sta dicendo però delle cose mirate. Come il fatto del fratello, no? Perché ovviamente era il padre di Miles. Cioè, è tutto così strano, quindi boh. C'è qualcosa di strano in queste frasi che si sono scambiati. Comunque, siamo arrivati già all'underground, quindi niente tagli di sorta. Per caso il gioco mi sta per chiedere di fare. Eh sì, mi sta chiedendo di fare le cose stealth. Allora, non ho idea. Di magari se non faccio stealth potrebbe il gioco farmi perdere apposta e quindi farmi riniziare da capo. Però in realtà è la prima volta e stealth a me piace tantissimo il gioco stealth. Anzi, proprio per farvi capire che in questo gioco abbiamo visto finora il combattimento corpo a corpo con i primi gadget che abbiamo sbloccato. Ma adesso c'è anche questo. C'è anche il. Incredibile, mi sono dimenticato il nome. Il gioco.
Stealth, ecco, perfetto, incredibile. Una parola, e me la sono dimenticata. Comunque, posso segnare le persone? Questo nel primo gioco non si poteva fare, assolutamente no. Utile, così almeno posso sapere sempre dove sta la gente e non venire scoperto. Anche se, beh, se riesco a rimanere sempre in alto e spostarsi con le ragnatele, tra l'altro è una delle cose più belle di tutti i giochi. Non mi interessa se non si parla di Spider-Man. Comunque sì, e quindi detto questo, meglio, perché segnando alla gente posso tranquillamente sapere e controllarli tutti. Magari me ne sono perso qualcuno che non l'ho segnato, come quei due laggiù, e ok, però se me ne accorgo basta segnarli e il gioco è fatto. Allora, non abbiamo ancora parlato di Tinkerer, tra l'altro un altro nome che è stato detto dallo zio di Miles, che sa effettivamente tante cose. Ok, basta, Villain. Sì, Villain, zio di Miles Villain. L'ho detto. Ovviamente non lo so, però effettivamente non lo sa Miles queste cose, nemmeno Peter, perché se le avesse sapute Peter le avrebbe dette a Miles, immagino. Però le sa lo zio di Miles, Tinkerer, no? Ok, l'abbiamo già sentito troppe volte. Quindi un nome da segnare e poi vedremo chi sarà. Però ok, per adesso sappiamo solamente il nome. Quanto è bello, sto giocando stealth ed è una delle cose più belle. Mi piace troppo giocare stealth. Quindi ma c'è un sacco di gente ancora. Ok, va bene, vai, andiamo. Li riesco a battere tutti quanti senza farmi vedere. E non perderò nemmeno. Perché ovviamente immagino che se mi faccio vedere perdo, però non lo so. Perché essendo l'inizio del gioco può darsi che non vi fa perdere. C'erano alcune sfide nel primo gioco dove dovevate fare per forza tutto stealth. E se per un motivo o per un altro venivate scoperti, ovviamente il gioco vi faceva perdere e vi faceva iniziare magari dall'ultimo autosalvataggio oppure dall'inizio della sfida. Qui secondo me non è così, proprio perché siamo a inizio gioco, però a delle sfide da fare per forza stealth ci saranno. Comunque, sempre meglio imparare, no? Impariamo lo stealth, impariamo magari delle mosse nuove. Per ora abbiamo quadrato e triangolo, tra l'altro triangolo molto rischioso, perché se c'è qualcuno in zona può non solo sentire ma anche vederci. Quindi per ora quadrato è la scelta migliore. Ovviamente tutto facile, perché il gioco vi dice quando potete prendere una persona e quando no. E quindi se non vi dicesse quella cosa, lo stealth sarebbe molto più difficile e sicuramente ci sarebbero, anzi perderei un po' più di tempo. Ad esempio questo tizio qua non l'avrei preso perché c'era questo in zona, vero girato di spalle, però comunque in zona. Quindi non lo sapete mai finché non lo prendete, se una persona l'ha sentito oppure no. Il gioco vi dice che è safe e allora lo fate, però in realtà non si può mai sapere davvero, perché il gioco potrebbe pure diciamo buggarsi, come si è buggato prima Miles nel muro coi piedi. Non so se ve ne siete accorti o sì, però sì, in realtà è comunque fatto bene sicuramente, e quindi raramente si bugga, questo è sicuro. Tinkerer, Long said that's their leader. Vabbè, avremmo potuto provare ad ipotizzare su un'eventuale faccia, non c'è, però vabbè, immaginavo. Quindi dobbiamo ancora aspettare per sapere chi è Tinkerer. Detto questo, ok, va bene, con le ragnatele, sì. Ah, quindi è un puzzle, va bene, ho capito. Ragazzi, benvenuti in questo posto per quante ore? Va bene, dovrebbe essere semplice. No, devo riportare semplicemente i binari a posto. Spostando, quindi ecco, beh, c'è L1 R1, facile. Ok, e quindi posso rigirarlo pure al contrario. Lo faccio solo per vedere, ma è inutile sicuramente. Ok, sì, quindi posso fargli fare tutto il giro. Anzi, ora l'ho girato di più. Vabbè, giriamolo così. Non penso cambi qualcosa il lato. No, tanto alla fine i vagoni sono tutti uguali, quindi perché dovrebbe cambiare qualcosa? Magari non farti investire, no? Che dici, Miles? Ok, è giusto là secondo voi? Secondo me no, non è assolutamente giusto. Magari lo devo mettere dall'altro lato. Sì, ok, mettiamolo dall'altro lato, perché magari quel vagone che sta là in cielo forse lo dobbiamo far scendere.
a sto punto immagino di sì. Quindi c'è un modo per farlo scendere. Per ora non ne ho idea. Vabbè, allora spostiamo prima questo, poi vediamo. Non so quanti ne dobbiamo mettere, perché non ce l'ha detto il gioco. Quindi per ora facciamo e vediamo cosa succede. Poi se il gioco ci dice altro, allora vediamo. Ecco, perfetto, okay, ho fatto bene adesso. Quindi devo prendere un altro vago. Quello là sopra sicuro lo devo far scendere. Però vabbè, per adesso spostiamo quello. Sì, spostiamo questo. Quindi devo girare prima la piattaforma e poi metterci il vagone sopra. Ecco perché si può girare ancora. Perfetto, vabbè, tutto, in realtà è tutto facile. Quindi nel frattempo che dobbiamo capire come far cadere quel vagone, vi dico, io sono in questo momento a dicembre 2023. E quindi potrebbe sembrarvi strano, però sì, sicuramente a voi è 2024, perché sto aspettando che finiscano le serie di Crash, tutti e tre. Quindi ok, e va bene. Detto questo, sto giocando Pokémon Y per completare il Pokédex nazionale, che sembra una pazzia in realtà. Un po' lo è, però è tutto fattibile, anzi sono pure a buon punto in realtà, perché grazie alla connessione del DNS sui giochi vecchi di quarta generazione riesco a prendere tutti gli eventi e quindi riesco a completare il Pokédex di quarta gen. Di conseguenza in quinta generazione è molto facile reperire tutti i Pokémon, anche quelli tramite eventi, proprio per sempre per la stessa cosa, no? Il collegamento tramite DNS. E quindi sto riuscendo a completare il Pokédex nazionale di sesta ed è molto bello, soprattutto perché si riesce grazie a pochi trasferitori e poche banca, anche se la poche banca in questo caso c'entra poco, però grazie al poche trasferitore si riescono a scambiare praticamente tutti i Pokémon. E mi fa ridere perché io sto andando in ordine e quindi magari c'è un Pokémon che in sesta non si trova né su Y né su Rubino Omega, e quindi dico ok, in quarta ce l'ho questo, perfetto, me lo scambio un attimo. È troppo bello. Detto questo, magari a voi non c'è qualcuno tra voi che non interessa niente di Pokémon, però io faccio anche quello sul canale e quindi sì, mi interessa parlarvi anche di questa cosa. Chissà quando uscirà questa serie. Io ho contato gli episodi in realtà e ho detto 7 mesi. Non lo so se saranno 7 mesi di più o di meno. Detto questo, il tempo quello è, quindi alla fine quando sarà sarà, questo è sicuro. Ok, dobbiamo tornare indietro, quindi potrei tagliare, sono 2700 metri, diciamo che un taglio ce lo posso pure fare, dai. Hey Miles, just landed in Europe. How's day one of solo Spider-Maning? Pretty good. I stumbled on a conspiracy in my neighborhood. Classic. You have a plan? Sort of making it up as I go. The mark of a true Spider-Man. Well, if you need me, I'm a phone call away. And a cross-Atlantic flight, but it's fine. Sure, man. Oh, and thanks for the gift. It is awesome. You earned it. Oh, MJ needs me. Gotta go. Bye. Dude, fixing the subways made the app blow up. You have so many requests. Like, oh, this one's from Teos. That guy rules. Oh, I should definitely check that out. Now that the whole city's counting on me. We're like the number one app in NYC right now. Check it out as soon as you're done with your uncle. He still doesn't know you're you, right? Had a couple near misses, but I kept my cover. I'll check the app soon as I'm done here. Later. Oh, hey, Mr. Davis. I'm almost there. You gotta hurry, Spider-Man. Underground's here. Putting bombs on the tracks. Bombs? For real? Guess they didn't like you fixing things. I'll get there as soon as I can. Hang tight and don't go outside. Boh, cioè, perché mai dover far esplodere? Non capisco, cioè, veramente non c'è un motivo in questo momento, perché non ce l'hanno spiegato, per il quale dovevano far esplodere le rotaie. Perché mai? Comunque, andiamo, cerchiamo di risolvere questa cosa, perché sai com'è, è un po' troppo esagerato, diciamo di sì, già in realtà mettere, non so come fare questa frase in italiano, è una cosa incredibile, bloccare tutte le linee dei treni già è una cosa che non ha senso, invece fare esplodere ancora di più.
ancora più senza senso, questo intendevo. Ma quindi in realtà il mio obiettivo è semplicemente... Ah, c'ho un tempo rimasto, ok, 50 secondi per far esplodere questa bomba, diciamo, cioè facciamo prima questo e poi pensiamo ai tizi. Però forse il mio obiettivo in realtà è solamente rompere le bombe, quindi potrei fregarmene di picchiare l'underground e andare avanti. Però l'ho rotta la bomba, quindi no, immagino che non sia questo. A meno che non ce ne sono altre, però penso di sì. Quella piccola bomba non penso potesse fare chissà che danni. E infatti sopra ce ne sono altre, perfetto. Addirittura sopra. Addirittura proprio sopra i binari. Invece di far cadere solamente... Va bene. Giustamente. Se si devono fare dei danni, perché farli piccoli? Facciamo più danni possibili, no? Underground. Sempre sul pezzo, a quanto pare. Guarda quanti... Li ho stunnati praticamente tutti. Ho perso tempo perché mi sono bloccato. Però comunque li ho stunnati tutti quanti. Ok. No, ve l'ho detto. Potere Venom, sicuramente una delle cose migliori. Schivata perfetta, ho fatto. Piano piano impariamo a fare pure le schivate perfette. Le farò tutte. Oh no, ho 58 secondi e ne sono pure due. Ok, scendiamo sotto e rompiamo prima le bombe e poi picchiamo tutti quanti, va? Con 50 secondi rimasti, direi che di tempo in realtà non ce n'è. No, Miles, il mio intento non era prendere il barile, ma prendere la bomba e farla esplodere. Detto questo, avrete visto sicuramente un taglio strano, perché mi hanno picchiato, mi hanno proprio fatto male e mi hanno tolto tutta la vita. Il gioco vi fa respawnare qua sotto, quindi in base a quale bomba avete rotto, vi fa spawnare prima di aver rotto quelle due bombe. Io infatti ho dovuto prima pensare di nuovo alle due bombe e poi... fine, basta, mi ha fatto respawnare qua. Detto questo, però, alla fine non avevo picchiato nessuno, quindi praticamente non abbiamo perso niente, tranquilli. Anzi, sicuramente avrò fatto il taglio preciso, perfetto, dove stava anche il dialogo che fa Miles, perché si mette a parlare mentre non possiamo leggere. Cioè, io in realtà no, voi sì. Io leggo proprio di sfuggita. Però per fortuna non viene quasi mai detto nulla di interessante o di importante durante i combattimenti. Meno male, direi. Perché sennò quello poi sarebbe il motivo per il quale dovremmo tornare col gioco in italiano. Proprio per riuscire a capire tutto. Però si mette in inglese proprio per imparare. E quindi abbiamo deciso di metterlo in inglese. Ah, ho deciso di metterlo in inglese proprio perché poi ci sarà il 2. E questa, tra l'altro, era una missione secondaria. Allora, visto che era di storia, perché la dovete fare per forza, se no il gioco non va avanti, penso fosse secondaria, ma non così tanto. You okay, Mr. Davis? Yeah, thanks to you. Oh, hey. Here you go. 1 year unlimited subway pass. Thanks. Did I get the name right? How did you... Okay, gotta go. Hold up, Miles. I kinda suspected when I saw the news yesterday. Watching your moves on those escape cons, juking guys left and right, could have sworn I was back at the park playing pickup with you and your dad. You were quick then. A lot quicker now. Don't worry, I won't tell your mom. Promise? Promise. Look at you. If your dad could see you now... He'd probably freak out. He'd definitely freak out. So, you taking over for the other Spider-Man? Nah. Like I said, he's just on vacation. Right. And he left you in charge. Yeah. A lot of responsibility for a kid your age. I can handle it. Hope so. But listen. You get in over your head, you give me a call. I'm here for you. Got it? Got it. Thanks, Unc. Sicuramente per una persona della famiglia è molto più normale capire se qualcuno è Spider-Man o meno. Ma comunque mi sembra strano. Detto questo, ragazzi,
È arrivato il momento, abbiamo fatto abbastanza in questo episodio, quindi io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, potete seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.